Buonasera a tutti e benvenuti amici della Rai Sub, buon Shocking the Fish a tutti. Non so se mi si vede in questo momento, proviamo a vedere se ci sono dei problemi tecnici o se riusciamo a visualizzarci. Eccoci qua, allora intanto se c'è qualcuno collegato ditemi se mi vedete, se è tutto a posto, mi sembra di sì. La diretta è partita. Bene, allora benvenuti da Davide Roy e dalla regia della Rai Sub, Ornella Lady Roy. Ciao a tutti. Bene, allora questa sera è la seconda diretta multimediale Roy Sub e l'argomento della serata sarà il Fusion 1. Prima di partire però intanto devo ringraziarvi per la prima diretta che abbiamo fatto la volta scorsa, questo esperimento di questa nuova forma di comunicazione, perché è andata benissimo, abbiamo avuto un sacco di visualizzazioni, più di 1000 visualizzazioni sul video, tante persone che ci hanno chiamato, ci avete scritto, quindi fa molto piacere che la cosa sia di interesse e cercheremo di rendere costante questo tipo di serate, di dirette, di interviste a distanza, chiamiamole come vogliamo. Allora, un po' di comunicazioni di servizio prima di partire. Intanto vi invito a iscrivervi alla pagina Facebook RoySub e sul canale YouTube anche RoySub Collection, dove pubblichiamo le nostre dirette. Dopodiché una ottima notizia fresca che riguarda la partecipazione della RoySub a un evento in Italia che ancora quest'anno non avevamo fatto nessun evento. Allora ci sarà, segnatevi questa data, l'Open Day Winter 2017, che è sabato, lo leggo perché non me lo ricordo ancora, sabato 25 marzo 2017 a Roma Fiumicino. Ci sarà l'Open Day Winter 2017 dove vari marchi saranno presenti della pesca in apnea e dell'apnea, tra cui Roy Sub con i prodotti, pinne, arbalete, c'è la piscina a disposizione, il posto è Pianeta Fitness Sport Village, poi pubblicheremo tutti i dettagli, la locandina e quant'altro, però iniziate a segnarvi la data per sabato 25 marzo. Ornella. E cominciamo a salutare anche tutti gli amici che si stanno collegando. Ecco, perfetto. Un saluto a tutti e in particolare appunto a Marco Lombardi. Ciao Marco. Anche dei nostri amici, ci sono Andrea e Rita collegati. Oh, buonasera Andrea. Un saluto anche a Salvo, bene. A Massimo. Salvo, Massimo. Sì, sono tutti qua con noi. Bene, insomma, allora pian piano vi collegate tutti, prendiamo un po' il giro della serata perché non è che siamo ancora abituati, come vedete stiamo ancora improvvisando, cercando di strutturarci un po' al meglio per fare le cose un po' più carine, anche un po' di scenografia. Questa sera, allora, l'argomento, vi dicevo, sarà il Fusion 1, quindi so che è un argomento che interessa moltissimo a tanti nostri fan, ammiratori, perché comunque è un sistema che si può adattare al fucile. Lo vedremo a 360 gradi. Ci saranno con noi ospiti due atleti della Roy Sub, che sono Calogero Laimo e Fabio De Cristofaro. Parleremo con loro anche di tutte queste particolarità del sistema. Fabio soprattutto è specializzato sui legni, Calogero in quanto atleta proprio nella pesca vera e propria, quindi ci darà tutti i consigli, tutte le caratteristiche che ha visto direttamente. E un altro annuncio prima di entrare nel vivo della serata, anche qui una cosa molto importante, questo riguarda questo weekend a Palma de Mallorca, ci sarà il CIMAS World Cup. CIMAS World Cup è un incontro dove si fanno le gare tra i migliori del mondo, quindi è un appuntamento molto importante e sarà venerdì, sabato e domenica. Domenica si disputeranno la gara tra i migliori del mondo e ci saranno anche le possibilità di provare prodotti Roy Sub, sarà presente la Roy Sub, siamo presenti come team con Josh Morey, farà la diretta, quindi seguiteci perché sarà molto bello seguire questo appuntamento. Bene, okay, scusami se ti interrompo, c'è un ragazzo, Matte,
Chiede come mai non riesce a vedere la diretta, forse c'è qualche problema sulla linea, ma relativamente a, insomma, agli altri commenti sembra che siano tutti collegati e tutti riescano a vederci bene, a sentirci bene, quindi speriamo che... C'è uno scritto che ci vedono, scriveteci se ci vedete, credo di sì. Dobbiamo alzare un po' la cam, ci chiedono di alzare un po' la cam. Mi abbasso io. Marco Lombardi mi dice di alzare un po' la cam, ma credo che forse è meglio sono che io personalmente non tocchi niente. No, va bene. Davide è decisamente fuori sto misura. Sto un po' più vicino piuttosto. No, Salvatore ci assicura che qui si vede tutto bene, grazie. Ok, boh, allora probabilmente è una questione di... E un bonsoir anche a Nicolà. A Nicolà, ecco. Il nostro carissimo Nicolà, benvenuto e buona serata. Grazie Andrea e Rita che salutano Lady Roy e so. Bene, allora, direi di trattare l'argomento. Allora, importantissimo, mi raccomando, intervenite da casa con le domande, le curiosità, tutto quello che volete chiedere, perché questa diretta è il bello, è proprio il fatto che possiamo interagire, quindi se avete dei dubbi, delle curiosità di come funziona una cosa, volete chiedere delle domande ai nostri invitati o agli atleti, siamo qua apposta, quindi approfittatene, perché questo è bello. Allora, parliamo del Fusion 1 questa sera. Parliamo del Fusion 1 perché è il sistema più semplice, il primo che ha aperto le porte ai sistemi Roy Sub, è quello anche che si adatta forse meglio al primo approccio tra i sistemi Roy Sub e anche per un fai da te eventualmente quando uno vuole modificare un proprio arbalete per trasformare e provare questi sistemi particolari. Io ho anche portato un piccolino il 45 Michelangelo per far vedere più o meno come funziona, come è impostato. Per cui stiamo vedendo? No, volevo solo un dettaglio tecnico che effettivamente si vede la scritta in diretta proprio sulla tua fronte, cioè, magari, fammi vedere così e magari può dar fastidio, forse era quello. È quello, cioè, perdona l'interruzione, perché... però. Ah, perché rimane praticamente nella posizione. Okay, adesso provvediamo. Allora, provvediamo. Se salutiamo anche Alessandro, il mio amico Alessandro da Bari. Ecco qua, aspetta. Scusate, aggiustiamo il tiro. Ecco, cerchiamo di... Com'è? C'è ancora l'etichetta in fronte? ma mi sa vabbè, che... Vabbè, si deve aggiornare un attimino. Comunque, dai, aggiustiamo più o meno il tiro. Ok. Allora, dicevamo, il Fusion 1 come funziona? Due minuti veloci, perché poi ci sono tanti video, come avete visto, sul sito roysub.net o sui nostri canali anche YouTube, Roysub Collection, che mostrano nei dettagli le varie spiegazioni che abbiamo fatto in questi anni. Però riprendiamolo giusto per farci un'idea. Il Fusion 1 è composto da una coppia di salsicciotti sulla parte alta, della sagola che ruota attorno alle pulegge, è una coppia di gomme lunghe fisse lato impugnatura. Questo è il sistema più facile tra i sistemi ROI ed è un antagonista di quello che è il tradizionale, perché non si fa altro che afferrare i salsicciotti e caricarli sull'asta. Quindi l'utilizzo è praticissimo, non ci sono cose da agganciare o sganciare, doppi caricamenti, nulla del genere, è semplicemente un carica-spara, quindi molto semplice come sistema. Si può utilizzare sui corti come sui lunghi, a seconda del tipo di pesca che si fa, e diciamo che le caratteristiche principali di questo tipo di sistema rispetto ai tradizionali, anche rispetto ai roller, sono che l'utilizzo di una maggiore quantità di gomme permette chiaramente da un lato una potenza decisamente maggiore rispetto a un tradizionale paragonabile a un monoroller, anche qualcosa di più, dall'altro la caratteristica che essendo della sagola che ruota attorno alle pulegge è molto bruciante il tiro, molto veloce e riesce a lavorare bene, questa è un'altra particolarità, con le aste sottili, quindi da 6, 6,5. Normalmente noi utilizziamo di standard le 6,5 col Fusion 1. Adesso con i nostri invitati andremo poi a parlare delle varie situazioni di pesca, come poterlo utilizzare al meglio in ogni dettaglio, però diciamo che questo sistema qua si adatta molto bene per trasformare anche il proprio arbalete, è classicamente il primo passo che fa un cliente incuriosito per provare il sistema. Perché? Perché comunque non è un sistema che carica troppi chili, è un sistema che utilizza un'asta leggera, quindi quasi tutti i fusti anche d'alluminio possono essere adatti per questo tipo di modifica. È sufficiente avere la testata Roy Sub per poterla inserire. Ecco, un consiglio da questo punto di vista di utilizzare, se si hanno a disposizione, degli arbaletti col fusto rotondo, perché è più semplice, più pratico proprio il sistema. Adesso io mi guardo nella camera, ma
per far vedere più o meno la linea, vedete come le gomme rimangono nascoste nel profilo, è tutto molto lineare. Bene, vado avanti? Sì, sì, tranquillamente. Sì. Non ci sono allora, ancora domande. Mi raccomando, Lady Roy è la vostra voce, quindi quando fate le domande... Ci ha raggiunto anche Santiago che saluta. Buonasera Santiago. Bene, dalla Spagna quindi. Sì, dalla Spagna, ottimo, sì. Ottimo. Va bene, allora, questo più o meno il funzionamento di base. Prego. È arrivato il primo messaggio con domanda da parte di Salvatore Battaglini che chiede se dal Fusion 1 qualcuno volesse una potenza maggiore cosa potrebbe fare? Allora, diciamo che per capire le potenzialità di questo sistema, per fare un esempio generico, se prendiamo come esempio l'arbalete standard piccolo, un 75 trasformato a Fusion 1 ha già un raggio di utilizzo che si aggira sui 4 metri dalla punta dell'asta come tiro utile, quindi è già un tiro abbastanza potente, non bisogna paragonarlo a monogomma, ma già pensare che sia come un doppia gomma indicativamente. Se uno volesse comunque utilizzare più potenza, si può passare al Fusion 2 che ha una seconda coppia di gomme o altri sistemi ancora più potenti che sono poi il Fusion demultiplicato, quindi Fusion Demo 2, Fusion Demo 3 o Demo 3. Questa sera direi che rimaniamo sul tema Fusion 1 perché questo diciamo è la caratteristica che vogliamo andare un attimino più a vedere nel dettaglio. Chiaramente i sistemi più importanti utilizzano aste più importanti, quindi si inizia a parlare di aste da 7, sui fucili lunghi si arriva anche a utilizzare aste da 8, però questo tipo di utilizzo per ovvie ragioni, proprio perché utilizza aste sottili, è più indicato per la pesca al pesce bianco, il sottocosta, tiri molto veloci e la praticità di un solo caricamento. Vedo che c'è... Sì, no, adesso non so bene, per ignoranza mia, scusami, fanno un'altra domanda, dicono, Vincenzo Lupo dice che ha acquistato in passato un primo piccolo della Roy Sub, il Robin Hood 75, il modello F1. Ah, sì? Chiede se volessi aggiornarlo in un modello F2K, sa, che tipo di consigli potresti dargli? Allora, il Robin Hood era un fusto in alluminio, qui l'unico problema è il discorso del peso dell'asta, perché per farlo a sistemi più evoluti come il Fusion 2 bisogna usare un'asta da 7 e quindi diventa pesante rispetto a un fusto in alluminio. Bisognerebbe utilizzare un fusto in carbonio e allora si può utilizzare un'asta da 7 e recuperare la testata che è sempre quella, ma il kit gomme chiaramente deve essere fatto Fusion 2, che non è aggiungere una gomma a quello che c'è, ma è un calcolo proprio diverso, è il kit completo di gomme che viene calcolato su misura. Poi sulle gomme daremo delle più lucidazioni su come lavoriamo e come le ottimizziamo per queste configurazioni. Dovresti fare un saluto importante perché c'è in diretta, sì, anche Lorenzo che ti sta guardando. Oh, buonasera Lorenzo, il tuo bambino. Anche tu. Il tuo bambino. Il mio bambino, bambino, sì, grande. Ciao Lorenzo, eccolo qua. Ecco, c'è anche Marco Lombardi che chiede se il 45 ha la possibilità di usarlo in tana anche con fiocina. Allora, questo qua è una domanda importante e soprattutto lascerò rispondere più nel dettaglio a questa domanda al nostro atleta Calogero, che lui sicuramente è esperto, quindi dopo quando ci collegheremo con i nostri ragazzi vedremo i video, ci racconterà, insomma lui pratica molto questo tipo di pesca, quindi è riuscito a farlo rendere al meglio sia con la fiocina sia con l'asta. Comunque vi anticipo, sì, assolutamente, l'utilizzo è ottimo anche con la fiocina, quindi a seconda del tipo di pesca che uno pratica. Comunque il piccolino, in questo caso il 45, che è il modello più piccolo della Roy Sub, considerate che ha circa 3 metri di gittata lucida, quindi nei giorni torbidi è un arbalete che si può usare tranquillamente al libero e non solo nei buchi, è una potenzialità molto particolare che non la si attribuirebbe a un arbalete così corto normalmente. Bene, allora direi che possiamo vedere di collegarci con i nostri ragazzi se ci sono, Calogero Alaimo e Fabio De Cristofaro, vediamo se siamo collegati. Eccoci qua! Buonasera! Ciao Davide, buonasera, buonasera! Ciao ragazzi! Ciao! Ciao Davide! Ciao ragazzi, benvenuti! Allora... Sì, state un po' male. Un saluto per tutti quelli che ci stanno ascoltando. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Okay. Bene, 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 bene. State, vi chiedo di stare un pochino più vicino quando parlate, così l'audio si sente meglio. Ok? Ok. Perfetto. Va bene, allora, inizierei da te, Calogero.
raccontaci un po' di te in generale, come ti sei evoluto nella pesca, quello che ti piace fare in mare, come ti diverti, insomma, presentati un po'. Ciao ragazzi, io mi chiamo Calogero, ormai lo sapete tutti, mi vedete spesso su Facebook. E niente, io vengo dalla Sicilia, sono 18 anni che vivo a Roma. E già da piccolo, essendo siciliano, il mare l'ho sempre amato, perché comunque ho avuto la fortuna di vivere proprio vicino al mare. Poi mi sono trasferito qui a Roma e ho continuato questa passione. Facevo tanti tipi di pesca, dalla spiaggia in barca, ho approfondito l'apnea e qui a Roma ho continuato con questa passione. Ho avuto la fortuna che quando sono arrivato qui a Roma di andare a pescare o fare da barcarolo a persone un po' importanti, come tutti conoscete qui nel Lazio, Roberto Braiola è una persona squisita, Maurizio Girolami, che saluto tantissimo, e soprattutto una persona che io ho a cuore, Massimiliano Alessandrini, che mi ha dato, mi insegna sempre di più a come affiancare questa passione. E anche l'ultima persona che io ci tengo tanto, che divido le mie passioni, è Fabrizio Paluzzi. Ciao Fabrizio. Ciao Fabrizio, ciao, salutiamo. Ciao Fabrizio, salutiamo. Sì, ciao Fabrizio. E io così ho sempre, diciamo, appoggiato questa passione. Mi piace, sono un semplice ragazzo, non partecipo a gare, non faccio selettive. Sono semplicissimo. Vado a pesca e mi godo la giornata di quello che il mare mi offre. E sempre in compagnia dei miei fucili. I miei fucili sono i ROI, e ormai io stimo questi fucili perché sono la nuova tecnologia. Mi trovo bene, mi ci sono affiancato bene. E il fucile che io amo tantissimo, come stasera che si parla del Fucile 1, io lo consiglio a tante persone qui nel Lazio, perché diciamo che è un fucile che puoi pescare nel torbido, nel pulito, nell'acqua pulita, però diciamo che qui purtroppo l'acqua è quasi sempre sporca e quindi il Fucile 1 è una mano santa per queste zone. Poi se uno si sposta in zone più con acqua molto pulita, si passano altri sistemi come il Demo K2 e il Demo 3. Certo. Io ho un fucile che la mia passione della pesca in apnea è varia, perché io mi piace fare l'agguato, mi piace fare la pesca all'aspetto, però se dovessi scegliere da queste tre cose io preferirei la pesca in apnea. Va bene, sulla pesca Calogero ti fermo, magari ci facciamo una chiacchierata davanti anche al video, così mentre che ci racconti si vedono anche le azioni di pesca. Giusto una presentazione, e conosciamo anche Fabio De Cristofaro, che si è specializzato a questa passione in particolare per i legni, quindi raccontaci più che per i legni, che anche lì andiamo nel dettaglio, ma giusto una chiacchierata con te, insomma, per conoscerti e poi andiamo nei dettagli. Sì, ciao Daniele, ciao a tutti, buonasera. E niente, io sono un appassionato di pesca sub da tanti anni e mi piace pescare nel basso e medio fondo, un po' per questo dovuto alle condizioni dei nostri mari, al tempo, al lavoro, che non mi hanno permesso di diventare un atleta forte come faccio sempre fatica ad andare a pesca con lui. E quindi niente, mi piace di più pescare non tanto in tala, preferisco l'agguato e l'aspetto, questo è il tipo di pesca che prendo. E niente, questo è, oltre alla passione della pesca, un'altra forte passione è quella del fai da te. E infatti io ho questa mania di modificare e personalizzare qualsiasi accessorio possibile. Qui a Roma, i miei amici di Roma mi chiamano infatti Era modifica. Esatto. Sì, questo. Bene, allora, magari facciamo così, ci facciamo una chiacchierata davanti ai video. Vedo di condividere il monitor, così possiamo condividere i video, le foto e vediamo, partirei se riusciamo. Calogero. Allora, Calogero, raccontaci un po'
della tua pesca vera e propria, appunto, che ci dici, iniziavi ad accennare che te piace lo stile in tana, se prediligeresti questo stile. Allora, questo è quello che io ho intrapreso di questa pesca. Non voglio fare il maestro a nessuno, non voglio insegnare la pesca in tana a nessuno. Questa è la mia esperienza quando io mi affianco a queste battute di pesca. Questa Certo. è una semplice battuta di pesca. E come vedete, adesso sto usando un 45 con il 4 punte. Questo fucile, sparando in tana, tanti dicono che si può rovinare il 4 punte, ma è troppo forte, troppo potente. Non è così, ragazzi, perché ti aiuta le aste che montiamo noi, e la Roy Pins, che ha le alette avanzate, quindi la pinnetta avanzata, quindi ti permette di caricare facendo dei tiri corti e non rovini né il pesce e neanche il quattro punte. Oppure, se vedete che è un pesce abbastanza consistente, caricandolo al massimo non avete problemi di strappare il pesce. Come vedete adesso, questo è un tiro molto ravvicinato ed è il fucile era stato caricato all'ultima pinnetta in basso. Guardate, adesso vi faccio vedere che il sargo, e questo è un bel sargo, è stato arpionato senza rovinarlo. È stato arpionato Certo. bene, e questo è quello che io intraprendo nella pesca in tana. Non voglio essere maestro a nessuno, questo è quello che io riesco a capitare da questa pesca, cioè è quello che riesco a percepire dai grandi che mi hanno insegnato. Certo, quindi comunque tu dici Sono apprezzi il fatto della versatilità di quanta potenza puoi decidere di caricare a seconda del tipo di pesca che ti si trova. La fortuna è questa, che possiamo scegliere di caricarlo come vogliamo. Certo. La differenza da un semplice arbalete, perché magari il semplice arbalete hai solo una possibilità, al massimo due, ma non sai mai come sparare al pesce, se lo rovini, eccetera. Invece con questa qua puoi scegliere, puoi sparare molto piano o sparare molto forte. Certo. Quest'altra scena che vedete è sempre sparando in tana a sparare un'orata. Questa è una scena bellissima, c'è un'orata in tana. E come vedete, ragazzi, il tiro è sempre perfetto. Il fucile è leggerissimo, ma leggevole. È una cosa che volevo dire. Ragazzi, non vi fate prendere dalla cosa che dicono tutti, no, ma troppi fili, troppe gomme. Ragazzi, è un sistema semplicissimo. Ecco, questo È è una un cosa. sistema Bravo. semplicissimo. Bravo, Questo è sempre un tiro nel grotto, sempre qui nella zona del Lazio. certo. Sì. Anche questo qui sono stati effettuati non con quattro punte, ma con l'arpione. Quindi, come vedete, l'asta è sempre perfetta, non si è rovinato niente. Sono tutti tiri molto ravvicinati perché si sa che pescando in tana non si sa mai come si trova il pesce. Ecco, qui forse vediamo la pesca al libero invece. Sì, questa è pesca al libero. Questa qui sono nel basso fondo, pesca al libero, acquati, aspetto e che dire. I tiri sono sempre perfetti, sono sempre veramente perfetti. Guardi, io Bene, bene. consiglio, grazie a chi si sta avvicinando a questo sistema, è un buon sistema e lo potete fare con semplice tubolare acquistando la testata, Testate, le acquistando gli elastici, gomme, si può certo. acquistare le gomme, si può fare questo sistema. Bene, mi sa che abbiamo Sì, una domanda. scusami se ti interrompo, abbiamo Alex che chiede se le misure lunghe Fusion 1 vanno bene per l'aspetto puro. Sì, Sì, vanno bene. assolutissimamente. Io pesco anche con un 85 Fusion 1 e io ho pescato anche in acqua limpidissima e il fucile fa il suo lavoro, fa anche il suo lavoro. Comunque, con un Fusion 1 85 5 metri sono assicurati, 4 metri e mezzo, 5 metri sono assicurati.
Scusami, perché Alex aggiunge, voleva sapere cosa vuol dire che... ecco, perfetto. Siamo ritornati... Sì, no, io ho perso... Ha perso la connessione. Sì, va bene, no, però la diretta no, no, ecco, ci sono, scusatemi. chiede cosa vuol dire che l'asta ha le alette avanzate, quali differenze con le altre aste queste Roy Pins? Le aste? Non ho capito bene, le aste? Sì, le aste. Sì. Qui posso far vedere un secondo l'arbaletta che ho in mano, se vuoi calogero, giusto per rispondere allora, ad Alex. Allora, semplici. Se vuoi posso rispondere io, Davide. Vai, vai, io faccio vedere intanto l'arbaletta che ho davanti. Allora, se voi vedete l'arbaletta, questo che vi mostra Davide, le pinnette sono molto avanzate, di una semplice asta, vedete? Se voi caricate alla prima pinnetta è come se sparasse con un semplice 50, con un semplice arbalete 50. Se voi caricate l'ultima pinnetta o la seconda pinnetta è come se stesse sparando con un 65. Quindi queste aste sono molto diverse dalle aste normali, perché le aste normali, come sapete, le pinnette sono molto arretrate, sono tutte al fondo. E il tiro deve essere per forza troppo potente. Certo, certo, difatti l'abbiamo anche fatto vedere. Quindi... E il bello di questo anche, sono proprio le aste che adoperiamo noi. Le Roy Pins, che sono state fatte apposta proprio con le pinnette avanzate, per permettere, perché il sistema sarebbe molto potente, ma all'occorrenza, sulle pinne più avanzate, viene caricato di meno. Sì, all'occorrenza si può abbassare il tiro. Bene, perfetto, perfetto. Okay. Abbiamo un'altra domanda, Davide. Andiamo di domande, d'altronde siamo qua apposta, per i nostri spettatori. Quindi, certo. Vincenzo chiede, ma se si mettono le gomme da 20 invece delle 16? Diventa estremamente duro da caricare, in questo caso posso rispondere io, perché le gomme... Allora, posso fare una parentesi sulle gomme, perché è un argomento che so che interessa moltissimi. Noi, come Roy Sub, abbiamo fatto moltissimo studio in questi anni, una ampissima sperimentazione, quindi abbiamo provato di tutto, dalle misure più piccole immaginabili fino ad arrivare alla 21, alla 22, anche le misure mischiando i diametri, questo e quello. Allora, sulle gomme c'è da dire una particolarità. Ogni mescola ha la sua caratteristica, perché il caucciù è una materia naturale, un materiale naturale, come il legno, come il vino, per cui viene estratto dalla pianta. Ogni pianta ha avuto una vita a sé, ha avuto delle caratteristiche a sé, per cui la fornitura del caucciù che viene fornito a rotoli di centinaia di metri, come caratteristiche può anche cambiare durante la sua lunghezza dei vari metri, perché magari arriva pian piano da un'altra pianta, da un'altra mescola. Per fare un lavoro serio, è un lavoro lungo e costoso, bisogna testare con dinamometro, durometro, carichi sospesi, ogni partita che si ha e ogni kit che si crea. Se si vuole dare, questa è la nostra esperienza, veramente un servizio professionale, una garanzia non sull'oggetto che ti vendo, quindi non sulla gomma, ma su quello che accade quando uno preme il grilletto, che è tutto un altro paio di maniche che vendere un kit gomme a occhi chiusi. Per cui noi abbiamo proprio sposato questa politica di fornire i kit, piuttosto anche solo la versione fai da te, tagliata, senza legature, strozzature, quindi senza manodopera, che poi ci pensa il pescatore se è capace di fare questo lavoro, ma che quella particolare lunghezza e mescola sia stata testata da noi laboratori e quindi sia garantito per l'utilizzo. Le gomme possono variare, non così tanto come chiedeva Vincenzo di arrivare fino alla 20, alla 21, perché diventa veramente esasperante caricare, oppure al contrario la si tiene talmente molle che poi non rende. Diciamo che sul Fusion 1 la regola è di stare tra un diametro 16 e un 17,5. Noi stessi, a seconda della caratteristica, potremmo avere i kit da 16, da 17, 17,5. Quindi l'unica garanzia che possiamo dare noi è sulla gomma che testiamo noi. Purtroppo spesso mi chiedono i clienti, ho già della gomma, questa marca, quel modello. Non è possibile rispondere seriamente su gomme che non sono state testate, perché può cambiare di molto la caratteristica. Quindi l'unica cosa fatta per bene è poter dire: perfetto, avete 20-30 metri di gomma in casa, non è un problema. Consiglio vivo: partite sempre dal kit originale, perché dovete conoscere qual è la prestazione che abbiamo studiato e fino a che punto siamo riusciti a far rendere il sistema. Dopodiché, dopo che avrete provato l'originale, allora uno magari, se è appassionato di fai da te, può sbizzarrirsi a fare le prove con le gomme che ha e non ha, e si renderà subito conto se quanto vicino ci si può andare a quel tipo di risultato, che comunque ci abbiamo messo anni per arrivare all'ottimizzazione, perché
se la tiri troppo, poi dopo mezz'ora, un'ora non ti tira più, se la tiri poco non tira abbastanza, quindi è molto delicato l'equilibrio. Su quello ci siamo presi l'impegno di togliere la rogna chiaramente ai clienti e occuparcene noi di quell'aspetto lì, noi garantiamo proprio il risultato. Se il lavoro è fatto bene, le gomme durano molto e danno molta soddisfazione, questo è un argomento molto sensibile. Quindi, ritornando alla domanda di Vincenzo sul diametro 20, da un 16-17 a passare un 20 è troppo, però se stiamo in quel range lì, con le dovute accortezze sulle misure, che però a quel punto lì, se non è la gomma sprint, ognuno dovrà provare la sua, si può provare a sperimentare. Questa è la nostra esperienza. Allora posso dire, Certo. una piccola cosa? Volevo dire, ragazzi, quando vi avvicinate a questo sistema, io ve lo chiedo proprio come, cioè, con tutta la buona amicizia, fate attenzione, a non buttarvi alle imitazioni, a queste cose, perché tante volte mi chiamano ragazzi che si buttano alle le prime cose che vedono al mercato, magari non sono originali, mi dispiace che poi non hanno funzionalità. Tutti mi chiedono, ah, perché non mi va bene, perché non mi spara bene. Questo significa quello che adesso ha spiegato Davide, gli elastici, le testate, accertatevi che siano originali noi, perché basta una virgola sbagliata, il fucile non va bene, non spara, non realizza quello che voi pensavate. Capite? E questa è una Certo. cosa importante. Questa è una cosa importante che dico a tutti i ragazzi. Quindi avvicinatevi in questo contesto di sistema, però fate attenzione a quello che comprate. Sì, assolutamente. È questione proprio di, come dicevo, di partire da un qualcosa consolidato dalla nostra esperienza per andare poi eventualmente se uno vuole fare sperimentazione, vedere altre situazioni. Ci sono altre Sì, domande? Sì, vai Lady abbiamo Rosa. Flavio che oltre a salutare Calogero con un dai Calogero, allora chiede se è normale che le carrucole laterali durante il tiro righino un po' il fusto. Sì, oddio, se è fatto bene il sistema non dovrebbero toccare il fusto. Diciamo che il lavoro è talmente leggero anche nel caso in cui lo sfiorassero che non parliamo al massimo Lui perché. sta, lui sta, Flavio sta pescando con un Demo K2, ha detto che Ok. si trova benissimo, si è affezionato a questo fucile. Flavio, mi raccomando, manda sempre queste belle pescate, le foto che ci fai Bravi ragazzi, vedere. infatti pubblicate sempre, mandatecele che noi le pubblichiamo come le sufferenze, quindi ci sta. No, comunque non è un problema Mi strutturale nulla del genere. raccomando, vogliamo vedere un bel video, Flavio. Bene, altre domande? Vincenzo chiede se si possono usare le sprint in primavera-estate. Sì, assolutamente sì, assolutamente sì, Vincenzo, perché allora le sprint hanno una mescola pigmentata che aiuta un po' di più anche a non patire troppo l'inverno per il freddo. È chiaro che l'escursione tra l'estate e l'inverno c'è e non è poca, quindi la stessa gomma ha una resa per forza di cose fisiologica minore d'inverno rispetto all'estate, però diciamo, la gomma sprint è già stata fatta col pigmento per resistere sia d'inverno sia d'estate. D'estate l'acqua più calda, la gomma è più reattiva, quindi non ha nessun problema, assolutamente, Allora assolutamente. abbiamo anche Andrea Rustico, anzi mi scuso perché l'ho lasciato in coda ma ho difficoltà anche a seguire tutti, chiede se bisogna avere un fusto con guida asta per creare un Fusion Allora, questa è una bella domanda. Non è 1. necessario, nel senso che vi faccio vedere, metto in primo piano. Ecco qua, così vedete l'arbalete. Allora, vedrete che il Michelangelo stesso ha un concetto che noi abbiamo sposato fin dal primo giorno, che è il poggiasta, cioè questo anellino che è qua, è l'unico punto sul quale l'asta appoggia dal meccanismo fino a quando arriva in testata. Perché il sistema, spingendo in parallelo sull'asta, non necessita in realtà di guidare l'asta. Ok? Detto questo, può esserci. È chiaro, c'è il discorso, a volte c'è chi dice dell'attrito, un po' più di attrito, un po' più di meno attrito, ma non, di certo non inefficia il tiro il fatto che ci sia il guida asta. Soprattutto sul Fusion 1, dove c'è solo una coppia di gomme già precaricata e non si tocca. Discorso diverso del guida asta può diventare eventualmente problematico laddove si fanno sistemi con pluricaricamento tipo Fusion 2 o Fusion K Demo 2 o Demo 3, perché quei sistemi lì devono avere l'ogivetta tessile che scorre tra l'asta e il fusto, ovvero
le seconde gomme quando scorrono hanno un filo che passa qua sotto e chiaramente se è tutto coperto dal guidasta questo può essere un impedimento. Quindi sul Fusion 1 non c'è problema, non ci sono impedimenti, si possono usare fusti in alluminio, si possono usare fusti in carbonio, si può anche usare una soluzione molto veloce. Se non avete il guidasta sul fusto, non impazzite a dover cercare, comprare, attaccare il guidasta, è sufficiente del nastro adesivo da elettricista, quello nero classico che si trova in ferramenta, date degli avvolgimenti, quel tanto che l'asta rimanga dritta e appoggia appena appena. Quella è una soluzione fai da te molto semplice che va benissimo per poter risolvere il problema dell'asta che deve partire sempre perfettamente allineata. No, arrivano saluti e Saluti, saluti, noi complimenti, salutiamo sempre sì. tutti. Bene, direi tra l'altro di approfittare di Fabio per spostare anche l'argomento. Grazie Calogero che ci hai spiegato tutto questo dettaglio molto, molto articolato. Allora, Grazie è a anche voi. arrivata una domanda, Sì, scusate. Boursois ci chiede se si possono utilizzare due gomme inferiori senza lo shark. Allora, si possono, questo però non è il sistema Fusion 1, questa domanda riguarda eventualmente i sistemi Fusion 2 e Fusion K2, si possono utilizzare senza lo shark, che poi magari faremo una serata tema dedicata proprio ai sistemi multicaricamento, quindi Fusion K-Demo 2, Demo 2, Demo 3, dove la gomma secondaria la si può andare a caricare direttamente sulla spina lato impugnatura, cioè la si afferra, si fa un asolo abbondante e la si va a caricare di qua e di là in seconda battuta. Quindi si può fare nel fai da te, si può fare. Chiaro che lo shark è una comodità molto superiore, però si può anche fare senza. Però direi che stasera, se riusciamo a vedere bene tutti gli aspetti del Fusion 1, è un sistema molto interessante. Considerate che sulle misure lunghe, come dicevamo prima, è un'arbalete che si può utilizzare tranquillamente per la pesca anche più importante, perché già una misura come un fusto da 100 allestito Fusion 1 ha già un tiro che è sui 5 metri dalla punta, quindi inizia a diventare tiri all'aspetto, tiri importanti, sempre prevalendo un'asta da 6 e mezzo, si può arrivare massimo un'asta da 7 e non di più perché poi è troppo pesante cade il tiro, però è un sistema molto polivalente, chiaro che si va su prede ben più grosse, poi bisogna passare a sistemi più importanti. Ci sono altre domande? Vincenzo Bene, questa sera chiede siete molto molto attivo. partecipi e Grazie, risoluzionati. no, è veramente State dando da lavorare a Lady Roy, quindi d'altronde ci costa poco, quindi la sì, sfruttiamo. poi ne parliamo dopo. Allora, perché sconsigliate l'utilizzo del meccanismo di sgancio per la sagola? Sì, chi è che ha fatto la domanda? Vincenzo, sempre Vincenzo. Vincenzo che è molto presente. Perfetto, allora il meccanismo a chi volete che rispondo io ragazzi o vi divertite voi? Vai, 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 vai. Va bene, dai, la rispondo io, poi passo la parola a Fabio così ci divertiamo. Allora, come vedete anche su questo modello qua, in questo momento, io ho usato fare i giri di nylon direttamente sull'ultima delle pinnette, in modo che quando si sgancia, adesso non lo sgancio perché sennò giustamente esce tutto il nylon, si libera in maniera naturale. Noi consigliamo, non è un obbligo, ma consigliamo per esperienza personale, per aver fatto molte prove, molti test in piscina al mare, l'uso di questo tipo di sganciasago naturale, cioè l'ultima pinnetta, e non tanto i gancetti vari a seconda dei tipi di impugnatura che voi potete trovare, perché nel bene o nel male gli sganciasagola delle impugnature hanno un vincolo col meccanismo, col grilletto, quindi voler volare in qualche modo vanno a interferire con la durezza, con la possibilità del tipo di meccanismo di sganciare, potrebbero rendere il grilletto più duro in alcuni casi. Inoltre, in alcune situazioni, come in questo caso il perno a stantuffo, non so se si vede, potrebbe non scendere magari completamente, e se si usa un nylon molto sottile, la seconda passata potrebbe rimanere pizzicata. Capita magari una volta su 20, però è quella classica volta che saprete bene, voi che siete pescatori, che è la volta che non doveva capitare. Quindi, dato che a noi piace avere, cioè, se c'è la possibilità che capiti una cosa fuori posto, capita l'unica volta che passa un pesce bello. Quindi per evitare di questo ci piace non dire che sia impossibile che succeda un imprevisto, perché è sempre possibile, ma portare sempre più Gli vicino. Bravi. imprevisti ci sono sempre, Davide, Questo può poco ma sicuro. succedere di tutto. In mare succede di tutto. Vorrei dirmi se sbaglio, Sì. è importante perché la velocità di uscita dell'asta nel sistema Fusion 1 è molto più veloce di un arbalete tradizionale. E quindi può capitare che questi sganciasagola no, non ce la fanno a sganciare così velocemente.
la sagra, e quindi è meglio affidarsi al sistema che tu hai citato. Certo. Giusto, Davide? Giusto, giusto, perché comunque la velocità effettivamente non dà tempo, a volte la sagra di fare lo stantuffo di scendere, la sagra di partire sì. come si deve, quindi effettivamente esatto. è un sistema che noi consigliamo. Abbiamo visto che fatto in questo modo qua, sorprese in ambiente asettico di piscina non ce ne sono. Al mare neanche, le sorprese che ci sono magari sono altre, perché tra le rocce, le cose varie, come con qualsiasi sistema, può capitare altre situazioni, ma non quella, diciamo, del nylon in uscita. Domande? No, io leggo paro paro. Tu leggi paro paro. Scusate. Sappiamo noi interpretiamo. Allora, è normale che il fusto faccia un po' di pancia? Sì, un po' di pressione. Ho il Fusion K285. Ok, allora, questa è anche interessante come domanda. Allora, dal momento che si lavora in compressione, ci sono più gomme, in questo caso un Fusion K2, quindi anche parecchi chili in gioco, per quanto il sistema sia in compressione, in linea di massima, perché non lavora troppo in flessione, ma una parte rimane sempre comunque per natura in flessione, è chiaro che per poco, tanto che sia, un fusto anche di carbonio, che è fatto in maniera naturale, possa avere la sua flessione. Una flessione naturale è normalissima, è fisiologica, con i monogomma, con roller, col Fusion KDemo3, con qualsiasi sistema che carica grosse quantità di chili su un fusto, una flessione naturale, leggera, è normalissima. È chiaro che non avete una banana, perché sennò a quel punto lì diventa un problema banistico. Se vedete che è troppo accentuata, se nel caso di sistemi multigomma, anche se usciamo un po' fuori tema, quindi Fusion KDemo2, Demo3, state utilizzando un fusto tendenzialmente lungo, quindi intorno al 100-115, e avete utilizzato un fusto sottile 26-28, lì vuol dire che siamo troppo sbilanciati, cioè 26-28 è uno spessore troppo sottile. Su quel tipo di allestimenti, se fate un Fusion 1 va bene, perché è poco il carico, ma se fate sistemi più importanti usate almeno un fusto 26-30, in modo che possa reggere meglio e abbia quel minimo di flessione che sia quella corretta. Posso chiedere ancora? Caspita, sono qua apposta. Devi intervenire apposta, siamo noi. Allora, Vincenzo. Sì, esatto. Sì. Allora, Vincenzo chiede: Davide, a proposito del Fusion 1 sui fucili più lunghi, quale sarebbe il tiro utile dalla punta di un 110? 5 metri? Sì, anche leggermente di più, perché 5 metri si hanno con un 100. Anche di più, anche di più. Qualcosetta. Poi, allora, tenete presente che dare queste misure, questi numeri, io faccio sempre un po' attenzione, li prendete con le pinze quando si parla di numeri in generale. Questo vale per qualsiasi cosa, velocità, distanze. Perché? Perché le variabili sono tante. C'è la temperatura dell'acqua, da quante ore era caricato un sistema, che nylon, che spessori si utilizza, sono tutte variabili che vanno a incidere sulla prestazione. Quindi noi parliamo per linea generale, cioè il sistema ottimizzato in una temperatura media, in un utilizzo medio, a quel tipo di target. Considerate come logica che se io ho un 100 in mano, faccio dei tiri, so che arrivo fino a 5 metri, so che a 4 metri, 4 metri e mezzo vado senza problemi. Bisogna sempre tenersi un po' di margine, sennò è chiaro che se si va sempre solo sugli estremi non si può ragionare solo sulla prova in piscina, al caldo, col filo sottile e tutto quanto. Però un allestimento 100 ben fatto, 5 metri ce li ha tutti. Tutto, Davide, tutto sta nell'allestire bene il sistema, perché tutto lì è una cosa, tutto come è stato bene allestito, perché basta sbagliare una virgola e il fucile non produce quello che noi vogliamo. Esatto, esatto. Alessandro. Sì. Chimienti, naturalmente. Oh, buonasera Alessandro. Sì, ma è già da un po' che con noi. Tra l'altro saluto Sandra, perché mi ha mandato i saluti e quindi... Ciao Sandra. Ciao Sandra. Abbiamo anche le quote rosa questa sera, perfetto. Sì, infatti c'è anche Maria Fanito che saluto. Ah, buonasera Maria Fanito, benissimo. Dai, fai complimenti sia a Calogero che a Fabio. Allora, senti, Alessandro consiglia di spiegare le caratteristiche di un fusto Michelangelo rispetto ad un tradizionale. Sì, beh, questa cosa qua sì. Ringrazio Alessandro, ci ha dato una mano, perché essendo del team sa quali sono i pregi particolari. Allora, il Michelangelo ha tante particolarità, perché è una lavorazione molto accurata, molto artigianale. Una di queste è la particolarità del fusto, che ha sezioni variabili, cioè una capienza di aria maggiore rispetto ai fusti tradizionali. Questo permette di reggere aste più pesanti rispetto a qualsiasi fai da te che voi andrete a realizzare,
e di reggere molto bene anche le flessioni, perché la qualità del carbonio, il tipo di lavorazione che c'è, è una lavorazione molto alta come qualità. Chiaramente di conseguenza ha dei costi maggiori, ma è proprio finalizzato a un prodotto di una fascia medio-alta, proprio perché vuole cercare di dare il massimo, cerchiamo di esprimere con questo tipo di prodotto il massimo che si può ottenere. Quindi tutto è rapportato. Su quel tipo di arbalete noi andiamo a vedere il pelo dell'uovo, come si suol dire, per cui la lavorazione dell'impugnatura, l'anello guida asta, la calibratura, il bilanciamento con i piombi, c'è tutto un lavoro dietro molto 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 curato. Quindi chiaramente Michelangelo ha il valore aggiunto, proprio perché, ecco, io spendo una parola qui che riguarda in realtà tutti i produttori e tutti i sistemi. C'è da dire, da apprezzare, a prescindere un discorso di sistemi, quindi anche il monogomma, anche il roller, anche l'invert, ci sono tanti, tutti i sistemi hanno il loro senso e tutti i sistemi possono essere ottimi o pessimi. La questione è di quanto tempo, quanta dedizione si dedica per andare a ottimizzare quello in cui si crede, quindi per un produttore è il sistema che sta producendo. Chiaramente noi, che abbiamo questa visione un po' particolare, un po' alternativa, per cui cerchiamo di lavorare su cose che ancora non si sono viste, come avete visto anche su altre cose come le pinne e quant'altro, se facciamo qualcosa lo facciamo sempre in maniera andando a vedere quello che ancora non è stato fatto. Abbiamo questi sistemi ROI che lavorano sulle gomme invertite, sul vinculo abbassato, su questo gommino sopra che rende molto uno sprint aggiuntivo al tiro. Ma detto questo, il principio è che i sistemi, se sono fatti, se sono costruiti con criterio, ogni sistema ha il suo perché. Quindi in questo caso Michelangelo chiaramente lavora sul carbonio, noi ci siamo specializzati sul utilizzo del carbonio avendo un rinculo molto basso, ma stasera, e qui andiamo a parlarne con Fabio, tratteremo anche per tutti gli amanti dei legni chiaramente l'utilizzo sui legni, perché i sistemi ROI, giusto Fabio, si utilizzano anche sui legnetti. Che ci dici a proposito? Sì, mi permetto di utilizzare questo sistema sui legni. Diciamo una piccola premessa, Davide, se mi permetti. Sì. Quando ho conosciuto il sistema Fusion, io sono rimasto veramente entusiasta fin dalle prime prove. E le mie prime prove sono state ovviamente con fai da te, nel senso, ho visto questo sistema, l'ho copiato e l'ho adattato ai miei fucili. Poi a un certo punto ho detto, vabbè, fammi sentire un attimo la ROI, fammi provare le sue pulecce, come sono fatte, come funzionano. E niente, una volta che l'ho provato ho visto che effettivamente erano di un livello nettamente superiore, perché sono perfettamente ottimizzate, il giusto compromesso tra una resa e una dimensione, quindi abbiamo ottimizzato anche il sistema dal punto di vista del brandeggio. È stato fatto un lavoro eccellente, infatti da quel momento in poi ho preso nuovamente le testate, le pulecce però in sub, e da lì poi la collaborazione con delle mie piccole idee che ho proposto a Davide, e a Davide mi sono piaciute ragazzo promette bene. Allora, senti Fabio, io lancerei il tuo video, adesso lo condividiamo così lo vedete anche voi, così ci racconti un po', insomma, come ti diverti a creare queste arbalete in legno, le caratteristiche, magari i consigli che puoi dare anche ai nostri amici da casa che magari si appassionano anche loro nella costruzione degli arbalete in legno. Vediamo se... Voi ditemi se riuscite a vederlo, io ho lanciato il video. Sì, ecco, perfetto, si vede a tratti, però noi lo vediamo a tratti. Sì, va bene, qui si vede bene. Questo qui si vede, Davide? Sì, vai. Voi lo vedete? Beh, questo qui è appunto una mia azione di pesca nel basso fondo, bassissimo fondo, qui praticamente ero quasi a galla. E il fucile che ho utilizzato è un 60, che è l'arma che utilizzo di più, perché il mare spesso qui non è torbido, cioè mi stacca, è sabbioso, e con 60 mi trovo benissimo. Ecco, questi sono dei tiri che mi permette di fare il sistema Fusion, perché il bello, la cosa che mi ha impressionato di più è la quasi assenza del vinculo, e questo vuol dire tanto, perché in certe situazioni nel torbido ti trovi spesso a pescare con il braccio molto arretrato. E quindi, ecco, questo è un bel salto, potete vedere le dimensioni e
con il mio 60. Questo fucile di legno che vedete ha la caratteristica di avere l'impugnatura senza appoggio sternale. Questa è una cosa che non... Come Davide? Molto particolare, devo dire, non si vede normalmente. Sì, è un po' insolita. Voglio premettere che non mi sono inventato nulla di strano, insomma, le impugnature senza appoggio sternale sono sempre esistite. Anzi, molti pescasub che pescano in tana le tolgono perché risulta più comodo muovere il fucile in spazi ristretti. Certo. E però io potendola fare con un fucile di legno l'ho ottimizzata perché mi permette di fare dei tiri più istintivi. E pugnando questo fucile fatto in questo modo sembra veramente di avere il braccio che continua con il fucile e con la punta dell'asta. È fantastico per i tiri al volo, come potete vedere. Bene. E questo è un piccolo terra di quest'estate, come potete vedere, sempre con lo stesso fucile, anche questo è un 60, con sistema Fusion 1, che lo preferisco, è il sistema che uso più spesso perché ti permette di caricare e sparare in maniera veloce, carichi e spari una strada in mezzo, insomma, che ti permette di fermare anche prede. Quanto consistente. Sì, insomma, è un ottimo compromesso. Bene. Questo è sempre il video di prima. Sì, riparte probabilmente. Dunque, forse abbiamo... Adesso vi tolgo la condivisione, dovremmo avere delle domande da casa. No, vabbè, più che domande saluto Stessa, Andro, perché stanno guardando il video. Ah, buonasera. Cioè, più che altro stanno ascoltando me, naturalmente. Allora... Questo mi sembra mio. Allora, un saluto particolare anche a Raffaele perché dice che ha acquistato 3 anni fa un Michelangelo 115 demo. E ciao Raffaele, trovi molto bene. Molto bene. Dunque, Francesco, sì. Detto Frank perché si saluta così. Francesco Porco. Sì, Frank. Ah, buonasera Francesco, buonasera, benvenuto Frank. Tra noi. Allora, ciao. Francesco è un fortissimo pescatore sardo, per tutti i nostri amici che lo conoscono. Allora, chiede se gentilmente puoi spiegare sul Fusion 2 85 quale abbinamento di gomme devono fare motore e le due gomme per un'asta da 6 e 5, perché pare che questa sia una domanda molto ricorrente che parecchie persone gli fanno su YouTube. Questa però è una domanda da Fusion 2, quindi è fuori tema. Ci va un'altra diretta. Non vedo l'ora. Magari faremo una diretta proprio con Francesco Porco, che avrà una quantità di video impressionanti. Chi non l'ha ancora visti, lo invito a vedere i video di Francesco. Sono bellissimi i suoi video. Sì, lui va a caccia di mostri marini, praticamente non sono pesci quelli, sono cose gigantesche. Ne approfitto, non rispondo questa sera a questa domanda perché non ti tolgo il piacere di dover andare le tue idee su questo. Forse la dedicheremo apposta a una serata dedicata ai sistemi plurigomma. Questo è molto molto bello, quindi comunque, mi spiace. Ciao Francesco, sei una bravissima persona, anche che ci sentiamo solo per telefono, però io ti seguo sempre. È un grande Francesco, è un grande. Bene, bene, ma mi pare che ci sia anche qualche messaggio dall'estero. Sei simpaticissimo perché devo andare a riprendere. No, veramente un amore sei. Intanto copri questo silenzio imbarazzante. Anzi, no. Dunque, ma non si è fatta una certa, come si dice a Roma? No, è prestissimo, ragazzi. Allora, Paco. Paco. Allora, chiede. Buonasera, se... Paco. Io provo a interpretare. No, allora, Paco. Un fucile Roy Sub 75 può essere comparato con la potenza di un 100 o un 125? Sì, 100 sì, 125 iniziamo ad andare fuori misura. 100 sicuro, 100 ci siamo vicini, 100 sì, ci siamo vicini. Anche secondo me. Anche secondo Lady Roy. Lady Roy dice che ci siamo, su 100. Non capisco questa risata. Sappiamo che sei preparatissimo. Preparatissimo. Dopo sì. Ti cediamo la parola e ci spieghi. Oh, certo che sì, non vedo l'ora. Il 100 sì, perché indicativamente, sempre prendendo con le pinze discorsi di misura o quant'altro,
Il 100, un 100 monogomma si aggira sui 4 metri, 4 metri e mezzo, proprio a dire che è tiratissimo, quindi un Fusion 1.75 siamo sui 4 metri, se la giocano, e ha un ingombro decisamente diverso, ma la potenza sì. Quello che cambia molto è soprattutto il rinculo, perché al di là della potenza, a parità tra i due sistemi, chiaro che il monogomma in quel caso gli dà una sensazione diversa sul polso. Abbiamo... Bene, questa però era una domanda in spagnolo, non in certo, italiano. Certo, ma io... Dovevi leggere in spagnolo. Ma certo. Perché è bello che siamo internazionali qua, ci piace fare cose complicate. Vai. Anzi, se c'è qualche francese che vuole fare una domanda in francese, le dirò io specializzato in francese. Quindi non vedo l'ora di leggere le vostre domande in francese. Davide, poi tanto finirà sta diretta, no? Certo. Sono... È quasi un'ora, tra l'altro, che stiamo parlando. Ma è pochissimo. Allora, ascolta. I nostri amici da casa aspettavano tutta la settimana che aspettano questa. Dunque, Alessandro, nuovamente, perché Alessandro ci tiene, anche se non è in diretta con noi, ma lui ci tiene a essere presente. Dice di consiglia di spiegare la differenza tra le testate in termini di pulegge, i pregi e i limiti. Ok, vabbè, allora questa qua rispondo io perché è proprio tecnica tecnica, ragazzi. Allora, la testata in termini di pulegge, la Roy Sub ha questi tipi di pulegge che possono essere montate sulle testate. La pulegge TS, che è il top di gamma, la pulegge a cuscinetti commerciali, Crystal o Inox, è abbastanza indifferente, direi più Crystal ormai al giorno d'oggi, e poi la testata F1 Pret, che ha la pulegge che ruota direttamente sul perno. Allora, per sistemi Fusion 1 su armadette corti, quindi 45, 65, 75, va benissimo anche la F1 Pret, che ruota direttamente sul perno, perché i killing di tiro non sono molti e la distanza di percorrenza è relativamente poca. Nel momento in cui già si va su un arbalete più lungo di 75, quindi 85, 90, 100, 115, quantomeno minimo bisogna andare su delle pulegge a cuscinetti commerciali, perché permettono una scorrevolezza comunque maggiore, ma soprattutto più che in fase di tiro, in fase di caricamento, se uno è molto distante a Ferrari 618T dal corpo, fa fatica in fase di caricamento. In fase di tiro in realtà si equivalgono abbastanza. Discorso completamente diverso che consiglio comunque sempre, non per questione di costo, ma per questione di resa, sono le pulegge TS, le pulegge cosiddette Torlon System, fanno parte di un'altra categoria, perché queste pulegge sono state realizzate e vengono realizzate da dei centri di lavoro specializzati in ambienti chiusi, quindi è una ditta specializzata solo in realizzazioni di questi tipi di accessori meccanici di precisione, e il trucco, chiamiamolo il trucco, la particolarità di queste pulegge sta proprio nel fatto di non essere né troppo costrette, per cui che girano troppo sforzate, né però libere, perché i cuscinetti commerciali hanno lo svantaggio, quando si inizia ad andare su prestazioni importanti, di vibrare, di poter avere dei giochi che poi si traducono in perdita di energia. Questo tipo di pulegge non patisce carichi, perché le sfere grosse di Torlon sono molto resistenti ad altissimi carichi, quindi puoi caricare un Demo 2, un Demo 3, un Demo 4, abbiamo fatto qualsiasi sistema. Vanno però benissimo altrettanto sul Fusion 1, perché la prestazione comunque è migliore, dato che la scorrevolezza è maggiore. Quindi, volendo stare sulle pulegge, diciamo, più economiche, sapete che sui corti va bene la F1 Pre, sui medio-lunghi va bene le cuscinetti. Se avete la possibilità, un consiglio che do spassionatamente è di andare sulle pulegge TS, perché la resa chiaramente è diversa. Questo è il dettaglio. Ecco. E non abbiamo solo la Spagna e la Francia, c'è anche l'Albania. Allora, leggiamo in albanese. No, vabbè, no. Sì, in albanese è ovvio, magari anche no. Armand, ciao Armand dall'Albania. No, in realtà lui non fa nessuna domanda, ci fa sapere che ci sta seguendo dall'Albania, che usa Fusion K2 e in realtà l'ha fatta, ma tu fai finta che non l'abbia fatta. Certo che sì. Ma cosa ridete voi? Avevamo deciso che eravate dalla mia parte. Siamo anni e anni di preparazione. Ciao Rino. Sì, Rino dice che... Ciao Rino! Che dice Rino? Allora... Sta dietro le quinte! Sì. Ci segue da casa. Anche sui piccoli le pulegge cuscinetti e ancora più TS avvantaggiano moltissimo lo sforzo di caricamento. Certo. Cioè, ci tiene a precisarlo, è pignolo, Rino. Cioè, perché è pignolo e fastidioso. Se no mi hai ragione. Rino, poi sono praticamente... non si cambieranno mai, giusto? Scusa, era andata un po' giù la voce, puoi ripetere? Ne,
Le tornano poi, sono praticamente eterne, quei cuscinetti, quelle Sì. sfere non si cambieranno mai. Chiaramente hanno anche Giusto? un'usura molto inferiore rispetto a tutti gli altri cuscinetti. È un Rispetto agli prodotto, altri. sì, no, è un prodotto assolutamente di livello superiore da quel punto di vista. Di conseguenza, insomma, in visione anche di fare sistemi più evoluti e di far durare negli anni il sistema, è chiaro che le Puglia GTS non hanno confronto da quel punto di vista. Fabio, sui legni, vuoi dare qualche consiglio ai nostri ascoltatori che magari si addentrano in questa specialità? Ah, ecco, facci vedere il tuo giocattolino perché ce la Diciamo vedo a portata di un mano. momento, aspettate. Ok, ecco qua, questo è un ultimo mio legnetto, per la precisione questo è un 70, 70 sempre il Fusion 1, sempre con questa impugnatura particolare che mi permette di avere la sella pollice-indice molto alta e questo è un grande vantaggio, non tanto per il riculo, perché il Fusion, sapete, tutti oramai il riculo è quasi zero. È proprio per avere un tiro più istintivo, che tiri al volo all'intradicata. Questi elastici sono gli elastici della Roy, ovviamente. E niente, questo è un Blackwood 70 che ho finito questi giorni per un mio amico, per Richard, che saluto. Ciao Ciao Richard. Richard. È pronto Ciao Richard. Ciao Richard. Anzi, Richard, sai che ti dico, domani me lo prendo, così lo provo proprio in mare. Ecco qua. Ragazzi, volevo fare solo un auguro a Paolo Mazza, che c'è sempre la possibilità di provare i nostri cucini pin e piscina. È una Grazie, persona squisita, io lo dimentico sempre. Scusami Paolo, grazie. ti salutiamo. Paolo che Ciao ricordo. Paolo, sei tutti noi. Sei il numero uno. Allora, tra l'altro ricordo che Paolo ci ha aiutato a organizzare la serata, allora, quella giornata Open Day Winter 2017, la giornata nella quale parteciperanno vari marchi e sarà presente anche la Roy Sub. È stato lui a dare modo di poter organizzare questo evento a Roma, quindi lo ringraziamo anche per averci permesso di partecipare a questo evento e di organizzarlo. Quindi ci vedremo sicuramente, ricordatevi ragazzi, il 25 marzo a Roma Fiumicino, poi metteremo i manifesti, le locandine di tutto quanto. Sarà presente la Roy Sub insieme ad altri marchi a questo Open Day Winter 2017. Lo ricordo. Ho fatto Tutto bene? qualcosa? Non so se la ridiretta è partita, forse. Non ho toccato Aspettate un secondo. No, siamo ancora in diretta. No, Lady Roy era riuscita magicamente con un ditino a far partire il monitor, ma non ha mannaggia. sabotato la diretta, quindi ci siamo. Ci ho provato, Bene, allora vi chiedevo a Fabio magari un'ultima domanda, effettivamente. chiedono Fabio che puleggi usi? Che puleggio usi, Fabio? Sempre Allora, TS? Marco chiede questa cosa. Sì, con le pulegge mi trovo bene con le cristal, sono, secondo me, sì, non si vede, sono cristal. Sono il giusto compromesso tra la qualità e anche il costo. Mi trovo molto bene con le cristal. Questo è perché fai un Fusion 1 in questo caso, chiaramente. Perché faccio il Fusion 1, sì, se dovessi fare un demo, un Fusion demo, ovviamente no, vado sulle Toro System, Chiaro. con quelle cose. Ma per il Fusion 1, corto o lungo, mi trovo bene con le cristal, sì. Bene. È un'ottima grigia. Bene, bene. Ok, salutiamo. Chi è che c'ha il cellulare acceso? Ho Chi è sentito. questa sulla linea? Ragazzi. No, forse sono io. Simpaticissima, vediamo. Allora, sì, un dietro le quinte, per chi mi conosce, mi chiedono cosa ci faccio ancora in piedi a quest'ora. Vedi che ti conoscono bene, quindi. No, volevo salutare anche Antonio Terminiello, perché Buonasera, anche lui grande ci sta Bazooka. seguendo dall'inizio della Antonio diretta, Bazooka. naturalmente. Ciao Antonio. E Rino che ci sta dicendo che è tutto ok, perché abbiamo avuto un attimo. Sì, di defiance Vabbè, con comunque tutto la a posto. comunicazione. Bene. Boh, direi che più o meno, se avete altre domande, mi raccomando, ragazzi, chiedete. Noi abbiamo più o meno spiegato a grandi linee il sistema Fusion 1. Avete visto l'utilizzo dalla pesca agguato tana di Calogero alla pesca più verso il libero di Fado, l'utilizzo sui legni, l'utilizzo sui tubi. Speriamo che vi invitiamo a provare questi sistemi all'occasione, se ci sono dei nostri ragazzi nelle vostre zone, oppure ci chiamate, ci organizziamo, facciamo questi eventi come quello di Roma. Ragazzi,
quello che voglio dire è qui a Roma non ci sono problemi. I ragazzi che sono qui a Roma, che si trovano qui nel Lazio, se volete, io sapete, il mio punto di riferimento sono a Roma. Conoscete la mia pagina Facebook, c'ho il telefono, anche un messaggio privato, non ci sono problemi. Per provare le pin o i fucili, si esce al mare, una semplice pescata in compagnia, e con l'occasione vi faccio provare il Fusion 1, il Demo K2 o il Demo 3. Anche ho il 65, c'ho l'85, a vostra scelta. Sì, per Roma siamo sempre disponibili. Non ci sono problemi, con la pinna, con la forma del 2017 a disposizione. Quando volete ci mettiamo d'accordo, sempre il tempo permettendo. Non c'è problema. Bene, ragazzi, io vi ringrazio per la disponibilità e anche per questa serata passate insieme a chiacchierare. Darei l'appuntamento alle prossime dirette, cerchiamo di vedere se riusciamo a fare una cosa continuativa almeno nell'arco di 15 giorni, una ogni 15 giorni. Il tema, lasciamo che ci date voi delle proposte, magari qualcosa che vi possa interessare. È carina questa cosa, vi ricordo, iscrivetevi sul gruppo Facebook Roy Sub, mettete i like, abbiamo la pagina YouTube Roy Sub Collection. Davide, scusa. Una domanda. Sì, mi chiedono solo se il 25 marzo, scusate, ci saranno solo fucili o anche le pinne. No, anche le pinne assolutamente, ci sarà tutta l'attrezzatura, non ci saremo solo noi, perché non è un evento Roy Sub e basta, è un evento al quale la Roy Sub partecipa. L'evento, l'Open Day Winter 2017, ci saranno Mute, altri produttori, altri marchi adesso si stanno definendo, anche Maria Fannito, se sarà presente, la invitiamo volentieri, con Italia Fishing, quindi insomma sarà una bella festa. Ci saranno tante persone. Sì, è una, venite ragazzi, perché è una cosa veramente bellissima. Mi pare anche la Marina, anche i gruppi, se ci sarà Fiato Corto, se ci sarà Davide, altre. Sì, adesso è in fase di definizione. Noi abbiamo detto la nostra presenza, per cui possiamo garantire che noi ci saremo, avremo arbalete, pinne. Abbiamo fatto un evento molto simile l'altro anno, che era prettamente Roy Sub. Il posto è quello, perché effettivamente Pianeta Fitness Sport Village, lo leggo perché non me lo ricordo a memoria, è proprio quella piscina lì. Quindi il luogo è quello dell'anno scorso, Fiumicino, giusto, Calogero? Sì, è sempre lo stesso di l'anno scorso, perché ci siamo trovati bene. È una piscina molto spaziosa, molto comoda per fare questi avvenimenti. E consiglio veramente di intervenire, perché quest'anno ci sono le pinne corna da provare, che ragazzi sono fantastiche. Un'occasione unica, veramente, ragazzi. Venite e voi stessi vedete con gli occhi e potete provarle senza problemi. Ok, dicevo, potete provare senza problemi. Sì, l'audio ogni tanto è andato leggermente giù, però si è sentito, dai. C'è ancora qualche domanda, sì, prima di chiudere? Sì, Marco Lombardi vuole sapere se si possono usare il sistema ROI per le gare di precisione. Ah, per il tiro sub? Sì, in realtà noi abbiamo proprio il nostro tester, Antonio Terminiello, detto Bazooka. Ciao Antonio, ti saluto a tutti. Che si è specializzato e ci aiuta proprio su questo ambito qua, quindi anche nel tiro sub ci sono vari atleti che utilizzano il sistema Fusion o Fusion K Demo, e chiaramente sono configurazioni diverse, ma lì è un mondo, come sapete, che piace molto a ognuno di loro mettersi a configurare il pelo nell'uovo, perché chiaramente è una specialità molto precisa, è un sistema preciso, quindi cade a pennella in quel tipo di utilizzi, assolutamente sì. Bene, io ringrazio tantissimo i nostri ragazzi da Roma, Calogero e Fabio, per la vostra disponibilità. Grazie, volevo fare un saluto. Io vai. Ringrazio a te tantissimo, a Rino, per avermi dato tanta fiducia, e vi ringrazio di cuore, mi lasciate sempre liberamente lavorare con voi. Io sono felicissimo di questa unione con questa grande famiglia. Siamo tutti ragazzi simpaticissimi. La Roy, il bello della Roy è che cerca ragazzi semplici, pescatori semplici, sì, con non troppe qualità, semplici ragazzi che vanno a pesca. Io vi ringrazio soprattutto a Rino e a te, Davide, e per avermi dato ancora questa fiducia. Ci mancherebbe, grazie a me, no? Grazie a te. Davide,
ti saluto, ti ringrazio a te, a tutta la Roisub, a tutti gli amici della Roisub e a tutti i curiosi che questa sera ci hanno visto e appassionati di pescatori. Bene, bene. Ragazzi, salutiamo, grazie a tutti e scrivete, chiamate, messaggi, tutto quello che volete. Perfetto. E grazie a tutti quelli che siete ascoltando. Ciao. Ciao. Buona ciao, serata. Bella, ciao a tutti. Ciao. Buona serata, ragazzi. Bene, allora io anch'io vi ringrazio, è partito il mio monitor, abbiamo chiuso il collegamento, va bene, vi saluto senza video e arrivederci alla prossima diretta multimediale RoiSub. Grazie a tutti e buona serata. I always say I'm fine, but that's not the true meaning. The walls are caving in and it leaves me feeling